Professor Hubier? Sì, chi è? Il mio nome è Stobart, George Stobart. Il nome di Karzak le ricorda qualcosa? Sì, lo conosco. Se non fosse per lui, non sarei qui. Cosa? Sta finanziando la mia spedizione. Mi parli di sua moglie, professore? La prego, non me la sento proprio di parlare di lei. È stato lei a spararle, vero? No, io amavo Carol. Per me lei era tutto il mondo. Cosa sa lei del rapimento della mia fidanzata? Non capisco di cosa stia parlando. Era stata invitata presso la sua residenza a Parigi. Non certo da me. Sono lontano da casa da circa 7 mesi. Ha mai assunto un maggiordomo o un domestico centroamericano? Non ho mai avuto nessun tipo di domestico, monsieur. Le andrebbe un biscottino? No, grazie. Dovrebbe assaggiarli, sono squisiti. Ne mangerei fino a scoppiare. Mi sa dire qualcosa circa questa pietra? Dove l'ha presa? È un problema mio. Quanto vuole per cederla? Non è in vendita. Riesce a identificare questa statua, professore? Oh, sì. Tezcat Lipoca, il signore delle tenebre. Un dio centroamericano, giusto? Una divinità suprema. Tezcat Lipoca letteralmente significa specchio fumante. Guardi, vede lo specchio che tiene nella mano sinistra? I Maya credevano che guardando in quello specchio potesse vedere dentro il cuore delle persone. Era il vento che arrivava urlando una notte alla ricerca delle sue vittime. E vittime loro li sacrificava a migliaia. Sacrifici umani? Uomini, donne, bambini, animali, qualsiasi cosa sanguinasse. I gradini del suo tempio divennero rossi a causa del sangue. Secondo una leggenda maya, un giorno ritornerà. Quel giorno spero di essere il più lontano possibile. Vede questa etichetta? Sì, appartiene a una compagnia chiamata Condor. Perché? Ho seguito le tracce di quella compagnia fino qui a Quaramonte. Sa dove posso trovare gli uffici della Condor Transglobal? La compagnia non esiste più. È andata in bancarotta di recente. Ho le prove che lei è direttamente coinvolto con la Condor. Ricorrevo ai loro servizi per trasportare i manufatti alle gallerie di Parigi. Oltre a questo, non avevo altri tipi di rapporti con la compagnia, che, come ho già detto, non esiste più. Sa qualcosa riguardo l'eclissi, professore? Certamente. Non è la ragione per cui mi trovo qui a Quaramonte, ma non vedo l'ora di assistere a un simile spettacolo. Perché le interessa tanto l'eclissi, professore? Oh, è una pura curiosità da profani. La mia materia è la storia, non l'astronomia. Ma sono sempre stato affascinato dal movimento dei corpi celesti fin da ragazzino. Non mi perderei un'eclissi totale per niente al mondo. L'eclissi ha qualche significato particolare per lei, professore? Per me no, ma per gli antichi Maya sanciva la fine della quinta era. E allora dovremmo festeggiare. Ah, no. La fine di ogni era annuncia una distruzione su scala globale. La quinta era è l'ultima che culminerà con la totale distruzione globale. Dia un'occhiata qui, professore. Cosa mi dice a proposito? Dove l'ha preso? Non si preoccupi, mi spieghi piuttosto il motivo di questi prelievi. Ho affidato alla segretaria il compito di seguire la gestione delle mie finanze. Compresi i prelievi di fondi in contanti dal suo conto personale? Mi fido ciecamente di Guaive. E perché Marsiglia? Perché proprio il luogo dove è stata portata la mia fidanzata? È ovvio, Stobart. Siamo entrambi vittime dello stesso tortuoso complotto. Quale complotto? Non ne ho idea. Credi che il generale sia coinvolto con la Condor? Diavolo, no! E comunque, se lui è un generale, io sono buddista. No, quel tipo è solo un portavoce di chi ha il vero potere qui a Quaramonte. Quindi il generale è solo una marionetta? È come Pinocchio prima che incontrasse la falsa turchina, del legno appeso a dei fili. Chi manovra quei fili?
sua madre, meglio nota come la presidenta, il dittatore. Hai conosciuto un uomo che si fa chiamare generale? No. È un vero generale? Penso di sì. Porta parecchie medaglie sul petto. Sulla parte sbagliata del petto, almeno rispetto a quanto visto in ogni altro esercito. Ho sentito che sei arrivata fino a Quaramonte alla guida di un camion. È vero? Non puoi immaginare in che stato si trovino la maggior parte delle strade. Mi rende terribilmente triste pensare che esistano ancora posti che non si possono raggiungere in macchina. Ai giorni nostri viene spontaneo pensare che ci siano autostrade per andare in qualsiasi posto. Sapevi che il camion è pieno di esplosivo? Chi ti ha messo in testa questa idea? Anche se non mi è difficile immaginarlo. Tuo marito. Forse stava esagerando, vero? A volte mi domando come fare a tenere testa la super fertile immaginazione di Dwayne. Ci vediamo dopo, Pearl. Hola, signora. Salve, ci stavamo chiedendo... Stavo parlando con la ragazza, Chico. Salve, mi chiamo Nicole Collard. Concha Garcia. In cosa posso aiutarla? La multinazionale che rappresento sta prendendo in considerazione l'ipotesi di effettuare massicci investimenti qui a Quaramonte. Vorrei ascoltare il suo parere in qualità di leader di una struttura evidentemente efficiente. Il mio assistente, Mr. Stobart, avrebbe qualche domanda da porle. Ha mai sentito nominare un certo Karzak? No. Chi sarebbe? È la ragione per cui ci troviamo qui a Quaramonte. Pensiamo che sia coinvolto in un enorme traffico di droghe. Bene. Spero che lo troviate, ma non l'ho mai sentito nominare. Mi saprebbe dare qualche delucidazione riguardo l'incidente alla miniera? Incidente? Si è trattato di un sabotaggio. Qualcuno voleva che la miniera chiudesse. Ha qualche prova che la miniera sia stata sabotata? Non ancora, ma ho intenzione di andarci a fondo. Erano diversi mesi che alla miniera accadevano fatti strani. La forza lavoro si riduceva di giorno in giorno. Tra i lavoratori cominciava a girare la voce che la miniera fosse maledetta. Ora l'attività è interamente cessata. Dov'è situata la miniera? Bisogna risalire il fiume per parecchi giorni fino a raggiungere un luogo chiamato Teoculcan. Lei conosce il professor Ubier? Sì. Ho saputo che è sul punto di partire per una spedizione archeologica. Ha noleggiato delle attrezzature da me questa mattina presto. L'ho sentito parlottare col generale. Penso che stiano lavorando insieme. Cosa? Se l'avessi saputo non gli avrei mai noleggiato l'attrezzatura. Perché mai il generale dovrebbe interessarsi all'archeologia? Gradisce un biscotto per cani? Gradirebbe un ceffone sulla bocca, Chico? Questa pietra le fa venire in mente qualcosa? Penso che sia una pietra mistica, intagliata da un sacerdote Maya, no? Non so quale delle loro numerose divinità rappresenti. Mi sa dare qualche ragguaglio su questa statua? Si tratta di Tezcatlipoca, il dio della morte e della pestilenza. Molti ritengono che quel feticcio sia di cattivo auspicio. Riconosce il marchio su questa etichetta? È della Condor Transglobal. La compagnia ha mai operato qui a Quaramonte? Sì, utilizzano una vecchia nave da trasporto. La Mayan Princess. Lei sa a chi appartiene la Condor Transglobal? Non ne ho idea. Lo vede? È il mio pezzo di carbone fortunato. Cos'ha di tanto fortunato? Non l'ho ancora capito. Thank you.
le ciambelle? Ha sentito parlare di un'eclissi che dovrebbe verificarsi tra poco. Non mi interesso molto di questi argomenti. Può darsi che uno dei ragazzi sappia qualcosa in proposito. Le interessano queste mutandine? Sembrano della sua misura. È il meglio che sa fare, Chico. Sono serio. Si tratta di un regalo indesiderato. Le metta via prima di eccitarsi troppo. Stia lontano da lì. È il luogo dove sono riposti gli esplosivi. Non avevo più nulla di cui parlare. C'era nessun altro argomento per quale volessi discutere con Nico. Parlatemi del generale. Avete capito? Intendo dire l'uomo che comanda da queste parti. Non vogliamo parlare di lui, signor. Perché? Nessuno vi può sentire, a parte quella vecchia capra. A Quaramonte abbiamo un proverbio. Non dire alle vecchie capre ciò che non vuoi che tua moglie sappia. Cosa significa? Non lo so. Non avevo più niente da dirle. Miguel, è la ragione per cui sei qui? Ottima deduzione, George. Avrei dovuto prendere contatto con lui. Ma quando l'ho trovato era già in prigione. E adesso sto cercando un modo per tirarlo fuori di là. Beh, conta pure su di me. Bravo ragazzo! Tutto quello di cui ho bisogno è un detonatore. Come mai sei arrivato con un camion carico di esplosivo ma non ti sei portato anche un detonatore? Sarò all'antica, ma sono convinto che l'imballaggio sia un lavoro da donne. Ho lasciato che fosse Pearl a occuparsene. E adesso non riesco più a trovare nulla. Spero solo che si sia ricordata di portare il mio detergente per la dentiera. Non mi va di tornare negli States con il tartaro sui denti. Hai trovato qualche prova del contrabbando di droga legato alla Condor? Droga? Per diavolo no! La Condor è una copertura per il trasporto illegale di manufatti Maya. Chi c'è dietro la Condor Transglobal? È registrata a nome di Aidan. L'hai beccato, sto tipo? Credo non sia mai esistito. Aidan, letto al contrario, è Nadie, che in spagnolo significa nessuno. Sai per caso dove potrei comprare un detonatore? È Dwayne che ti ha messo in testa anche questa idea, vero? Ho capito. Serve per far saltare in aria tutti gli esplosivi contenuti nel camion, giusto? Su, smettila. Stavo solo scherzando. Hai creduto che dicessi sul serio? So come siete voi ragazzi quando vi mettete insieme e cominciate a elaborare i vostri scherzetti. Dwayne sostiene che se avesse a disposizione pochissimi potrebbe risolvere tutti i problemi del mondo. Ci vediamo dopo, Pearl. In questo posto avete anche qualche tipo di detonatore? Certamente. Li teniamo in quell'armadietto. Suppongo che non ne abbiate uno che vi avanza. Non posso certamente darle un arnese come quello. O almeno non senza una ragione più che valida. Il generale stava discutendo con Ubier di una cartina appesa nel suo ufficio. Probabilmente quella cartina ci indicherà dove sono diretti.
Può darsi, ma è impossibile raggiungerla finché il generale e il suo scagnozzo rimangono lì. Avevo chiesto tutto ciò che mi premeva conoscere per il momento. Non c'era nessun altro argomento del quale volessi discutere con Nico. Pensi di riuscire a distrarre il generale mentre io tenterò di dare uno sguardo alla cartina? Stai scherzando? Non hai visto le occhiate che mi lanciava? Certo, avresti una carriera sicura come incantatrice di serpenti. Coraggio, mi bastano 5 minuti. Beh, forse... Ma visto che questa stupida idea è tua, sarai tu a parlare. La mia amica vorrebbe chiederle un favore, generale. Qualsiasi cosa, mia cara. Ho cambiato idea? Su, Nico, non essere timida. È imbarazzata perché vorrebbe chiederle un'intervista, generale. Un'intervista? A me? Fabuloso! Beh, io vorrei scrivere un articolo su di lei. Hai sentito, Renaldo? Uno speciale interamente dedicato al tuo amato generale. Sì, signor generale. Finisci tu di sbrigare le varie faccende qui. Vado nel mio appartamento e non voglio assolutamente essere disturbato. Questa me la paghi, George Stoppard. Non ti preoccupare. Se non ti vedrò tornare in un paio d'ore ti verrò a riprendere personalmente. Un paio d'ore? Adesso che il generale è andato via, cosa ne pensa di accompagnare una mia amica alle rovine? Ne sarai onorato, signore. Grazie, la vado a chiamare. Ti ho organizzato una visita al tempio, Pearl. Oh, grandioso, George! Perché non vieni anche tu, biscottino? Mi piacerebbe, ma proprio adesso mi viene in mente che devo salvare il mondo. Senti, bello, sto cercando una guida ufficiale che mi faccia visitare l'antica piramide. Per una donna incantevole andrei in capo al mondo. Per lei posso arrivare fino alla piramide e tornarmene indietro, ma suo marito... Occhio non vede, cuore non duole. Andiamo, stecchino. Appena Pearl e Renaldo si allontanarono verso le rovine, mi apprestai a rovistare la stazione di polizia. Sembrava una mappa geologica della zona a sud-est di Quaramonte City. Circa 60 km all'interno c'era un'area segnata come Teolucan. Ehi,
Ho potuto dare un'occhiata alla cartina nella stazione della polizia. È una mappa di Quaramonte. Hai riuscito a capire dov'è diretto Ubie? Sì, in un posto chiamato Teokulkan. È il luogo dove sorge la miniera. Mi chiedo il motivo di questa aura di mistero che circonda i piani di Ubie. Una cosa è certa. Se è coinvolto il generale, certamente c'è sotto qualcosa di losco. Vorrei parlare con quel musicista, Miguel. Prenda pure il detonatore e lo faccia uscire di prigione. Eccoti il detonatore, Dwayne. Abbassa la voce, George. Vuoi che qualcuno ci senta? Farai meglio ad avvisare Miguel che la cavalleria è in arrivo. Ok. Stiamo per uscire di qui. Noi chi? Hanno mandato la Delta Force? Sbagliato. La Impossible Mission Force? Non farmi arrabbiare, molto meglio. E chi allora? Un ex venditore di cartoline dell'Ohio. Sono finito. Non sei il solo. Avrei dovuto capirlo fin dal primo momento che avresti creato qualche problema. Posso spiegare ogni cosa. Entra nella cella, muoviti! E se mi rifiutassi? Ti sparo! Ok, adesso con calma seguirò il consiglio e mi ritirerò nella mia cella. Bravo, lurido nordamericano. Una delle ragioni per cui odio le pistole è che rendono le persone così dannatamente maleducate. Spero che si godrà il soggiorno, signor Stoppard. Vai a lucidarti la pistola, Rinaldo. Immagino che questo facesse parte del tuo piano. Beh, non esattamente. Ero davvero a corto di idee. Non mi restava che confidare in me. E così siamo qui. Come mai si è cambiato? Ho pensato che così sarei stato molto più comodo e libero nei movimenti. L'odore di quel dopobarba da 2 soldi mi assalì come un gas lacrimogeno. Mi dica, cosa vuole sapere da me? Chieda pure, io le risponderò. Non ho intenzione di nasconderle nulla. Sono una persona molto altruista. Una vera fortuna per i suoi amici. I suoi occhi brillano come 2 stelle. Il suo dannato dopobarba mi stava facendo lacrimare. Stavo per scivolare fuori dal divano. Brillante e meravigliosa. Mi piace. Finché mi guardava da lontano, dando uno sguardo più da vicino, mi accorsi che il pesce spada era crivellato di colpi di mitragliatrice. Il generale era indubbiamente uno sportivo. Quel ritratto non mi interessava. Era il ritratto di qualche tizio in uniforme. Una lampada di lava in stile un po' retro. Non avevo dubbi che il generale la trovasse all'ultimo modo.
era il generale Grasiento svaccato a mo' di lucertola. Chi è quello maccione col cappello e un grosso sigaro? Mia madre. Che grosso pesce! L'ha pescato lei? Pescato? La pesca è uno sport per ragazzini. E allora come... Ma quelli sono fuori di proiettile! 2 interi caricatori! È stata una vera e propria battaglia! È una lampada di lava? Certamente! Al buio risalta ancora di più. Chiudo le persiane? No, no, non lo faccia! È una così bella giornata! Una perla tecnologica in comode rate del 1978. Come mi andava di guardare delle telenovela sta due soldi? Dovevo continuare a parlare, ma ero a corto di argomenti. Non avevamo proprio niente. Mi piace la sua TV. Oh, certo! Carino, vero? Mamma, cosa sta succedendo qui? Oh, niente, mamma, stavo... Sono in uniforme e quando sono in uniforme sono... Madame la Presidenta, mi spiace. Madame la Presidenta. Allora, cosa sta succedendo? Niente, Madame la Presidenta. Stavo soltanto mostrando alla mia amica Nico alcuni dei miei oggetti. Salve. Buongiorno, signorita. Quali sono le sue intenzioni nei confronti di mio figlio? Intenzioni? Stavamo solamente parlando. Che carina. Ha una buona struttura ossea. Anche un cervello. È una reporter. Davvero? E che tipo di domande ti ha fatto? Sono una fotoreporter freelance. Faccio articoli sui diversi stili di vita. Per quale rivista? Dovevo inventare qualcosa se volevo mantenere integra la mia buona struttura ossea. Oh, ciao tu! Gli stili di vita dei ricconi vanagloriosi. Invidia 2000. Eccellente! Raoul, hai scelto decisamente bene. Era ovvio chi fosse a manovrare dietro le quinte. Speravo che George stesse facendo buon uso del tempo che mi stavo mettendo a disposizione. Suona più o meno così. E quando eri in questa banda, andavi avanti a cantare questa canzone per 2 ore? Sì, eravamo molto popolari nel nostro college. Devo però ammettere che la nostra versione non era all'altezza dell'originale. Non ho mai sentito la canzone di cui parli, ma non ho difficoltà a credere che sia vero. Ehi, ehi, George! Dwayne Henderson, non sono mai stato così felice di vederti. Vai dal console americano e digli che sono stato imprigionato senza alcun motivo. Sì, serio, George. Il console è stato l'ultimo ospite di questa cella. Dovremmo usare il solito buon vecchio metodo americano per tirarti fuori di lì. Oh, oh! Eccoci. E questo camion pieno d'esplosivo è proprio quello che fa per noi. Dwayne, ascoltami, ci ucciderai tutti. Come sei pessimista, George. Funzionerà come un orologio svizzero. Negativo con negativo e positivo con positivo. Credo. Ok, solo un minuto. Devo portarmi a distanza di sicurezza. Veloce, Miguel. Dietro il materasso. Avete strane usanze voi del nord. Ci siamo! Troppo tardi. Non siamo ancora morti? Merda di cavallo. Cos'è successo all'esplosivo? Non è esplosivo. Quel deficiente del rivenditore deve avermi dato concime organico anziché chimico. Mi ritrovo con 400 libbre di torte di cavallo bruciacchiate in superficie. Che bel quadretto, Dwayne. Lascia perdere, penserò a qualcos'altro. Non riuscivo a raggiungere il cappio. Non posso credere che quel pagliaccio mi abbia incarcerato senza nessuna ragione. Però lo ha fatto. Ma io sono un cittadino degli Stati Uniti. Hai ragione.
Di sicuro non oseranno giustiziarti. Ma è già qualcosa. Saranno costretti a fare finta che ti sia capitato un incidente. Perché c'è un cappio che pende dalle sbarre? Lo ha preparato Renaldo nel caso decidessi di impiccarmi. Non disperare per me, signor Stobart. Quando sarò muerto, la dea accompagnerà la mia anima verso il riposo eterno del paradiso. Ascoltami bene, Miguel. Passami quella corda e ti prometto che usciremo di qui. C'è qualche posto dove il generale non ci possa trovare? Certamente. I miei amici hanno una barca pronta a ricevermi lungo il fiume. E come credi di riuscire a scappare di qui con un semplice pezzo di corda? Non ne sono ancora certo, ma sto tentando di escogitare qualcosa. Se il tuo piano non funziona, mi permetterai di impiccarmi in santa pace? Di lì non potevo evadere. Ehi, Dwayne, lega questa corda al tuo camion e poi ingrana la quarta. Non avevo idea se tutto ciò avrebbe effettivamente funzionato, ma l'avevo visto fare in un western in bianco e nero. Ovviamente, Billy the Kid aveva usato un cavallo, mentre Dwayne guidava un camion da 4 tonnellate, ma il principio sembrava lo stesso. Come vuoi, George. Ti prego, perdona mia madre. A volte è un po' pesante. Coraggio, Raoul! Falle una proposta di matrimonio, idiota! Non farci caso. Vorrebbe soltanto avere dei nipotini. Non pensare che non ti senta, Raoul. Io voglio un degno successore e tu non lo sei di certo! Sbrigati a farle una dichiarazione o lo farò io per te! Ascolta, Nico, non ci conosciamo da molto tempo, ma... Cosa diavolo sta succedendo? Non sapevo esattamente di cosa si trattasse, ma probabilmente George mi aveva combinata una delle sue. Non serve che io dica una parola. Il dolce suono del muro che crolla non ha bisogno di commenti. Presto, signor! Al fiume! Aspetta, e Nico? George, cosa stai combinando? Dovevi solo dare una rapida occhiata alla cartina e invece qui si è scatenata la terza guerra mondiale. Non c'è tempo per le spiegazioni adesso, muoviamoci. Non ti muovere, verme di un terrorista! Stai parlando con me, Junior? Sì, sto parlando con te, grassone. E non mi chiamo Junior. Ascolta il saggio, Junior. Se continui ad agitarmi quel giocattolo davanti alla faccia, la prossima persona che lo vedrà sarà il tuo proctologo. Ricevuto? Generale, sono orgoglioso di informarla che ho arrestato i terroristi. Tu, idiota! Non loro! Sono l'altro tipo americano e la signorita francese! Thank you.
Quando ripresi conoscenza mi ritrovai solo e bagnato fradicio sulla riva del fiume. La testa mi scoppiava e avevo la bocca che sembrava una palude. All'inizio pensai che la musica che sentivo esistesse solo nella mia testa. Che fortuna! Ero finito in paradiso con il mal di testa. Decisi comunque di seguire quel suono e mi ritrovai di fronte a una casetta sugli alberi.